Gigi Marinelli, coach della Castella Nudas. Adesso abbiamo smaltito le feste, adesso si ricomincia davvero di nuovo a far sul serio con un turno di campionato il giorno dell'Epifania con la trasferta a Castellaneta. Io poco fa ho sentito nell'inizio della preparazione degli allenamenti, hai detto chiaramente ai tuoi ragazzi, adesso basta con i rilassamenti delle feste, adesso si va sul serio. Sì, abbiamo diciamo, giustamente festeggiato il Natale, il Capodanno, nonostante ci siamo comunque, abbiamo mantenuto un discreto, diciamo, un grado di allenamento, ecco, senza esagerare, anche perché comunque non potevamo, visto le assenze ancora di Gambarota. E di Gianluca Tredici, che è ancora assente, forse da domani riprenderà gli allenamenti. E sì, finite le feste, ora c'è l'inizio del campionato con tre partite in meno di 2 settimane, con Castellaneta, Altamura in casa e ancora Ostuni in casa, un altro scontro, diciamo, al vertice. Niente, dobbiamo riprendere il nuovo anno da dove lo abbiamo lasciato, quindi con quella compattezza in difesa e in attacco da parte di tutta la squadra, e cercare, come abbiamo fatto, di continuare a vincere. Adesso la cosa più importante è che a questo punto il campionato dipende assolutamente tutto da voi. Sì, dipende da noi, come ho detto prima ai ragazzi, visto che abbiamo un margine di 6 punti e quindi dobbiamo. La sfida con noi stessi e soprattutto con il nostro stato mentale, quello di non sentirci appagati e di non rilassarci. Le altre squadre chiaramente hanno degli obiettivi, chi per i playout, chi per la salvezza, chi per i playoff. Noi invece il nostro obiettivo è quello di rimanere al primo posto e dobbiamo comunque, ecco, non sottovalutare nessuno, nonostante le 15 vittorie consecutive, e continuare a lavorare per non perdere Non sottovalutare nessuno, né tantomeno Castellaneta, che anche se ha perso lo straniero di riferimento, è certamente comunque da prendere con le molle. punti. Sì, comunque una squadra che aveva già preso il playmaker, acquistato il playmaker Rotundo, ha perso lo straniero prima di Natale, non può fare altri acquisti perché già la vetrina con l'acquisto l'aveva già impiegata con l'acquisto di Rotundo. È un Castellaneta come al solito, un campo difficile dove hanno un grande, grande tifo, quindi dobbiamo iniziare la partita consapevoli che non sarà una partita semplice. Grazie. Grazie a tutti. Perfetto, Gigi.